uno sportello di ascolto può essere caratterizzato in tanti modi. Qui stiamo parlando di un approccio, diciamo, non a caso le persone che fanno sportello sono delle psicoterapeute, e volevo sottolineare che la grande sfida per un terapeuta che lavora con l'adolescente è quella di dover decifrare se il malessere è segno di una trasformazione evolutiva o se è invece il segno di una possibile involuzione. Questa è la sfida per noi terapeuti che lavoriamo con l'adolescenza, e questa cautela che portiamo nel nostro modello anche nella scuola ci permette, come avete, volevo proprio sottolineare l'importanza delle cose che sono state dette, cioè la cautela e il non, cioè con effetti speciali possiamo fare tante cose, e chi poi lavora con gli adolescenti gli effetti speciali li conosce e può fare una gran baldoria, ma noi siamo lì presenti con la nostra parte adulta e quindi dobbiamo produrre quel tanto di trasgressione che ci consenta di rimanere nella nostra tradizione di adulti e usare la cautela, perché un percorso, allora solo così un percorso di pochi incontri può diventare un percorso trasformativo, no? O come veniva sottolineato, che è molto importante, perché ci siamo interrogati a lungo, diceva la dottoressa Bianchi, non c'è letteratura al riguardo, però se quando non c'è letteratura non ci muoviamo, rimaniamo sempre negli stessi punti. Le letterature vanno anche create piano piano con un'esperienza, e quello che noi stiamo cercando di fare attraversando luoghi nuovi che non sono stati ancora battuti è comunque di essere presenti e continuare a mettere pensiero, perché quello che emerge dalla giornata di oggi è un pensiero collettivo che si sta portando e che già produce delle prime cornici che sono già codificabili e generalizzabili. Mi sembrava interessante sottolineare questo aspetto. Vai. Allora, io invito a salire qua la dottoressa Anna Memmoli e la dottoressa Valentina Bottiglieri, scusatemi, che ci parleranno di come l'adolescente, di quando l'individuo sparisce nel sistema e come l'adolescente cambi nei vari contesti in cui si trova, quindi da quello scolastico a quello familiare, a quello del gruppo dei pari. Io parlerò appunto dell'adolescente che a volte si nasconde dietro una o più maschere. La dottoressa Bottiglieri parlerà invece, approfondirà il tema della maschera, dell'aggressività e della rabbia, in relazione soprattutto al ruolo che l'adulto occupa in questa sfida tra l'eroe adolescente e l'autorità. Io devo fare una premessa: ringrazio tutti i piccoli e grandi artisti che mi hanno concesso di mettere i loro disegni e i loro dipinti nel mio PowerPoint, sia di questa mattina che del pomeriggio, per me sono un valore aggiunto. Prima di iniziare devo raccontarvi la storia di Marco, che è uno dei tanti ragazzi simbolo, diciamo così, che incontriamo nelle scuole. Marco lo incontro in un liceo a 18 anni, frequenta un quarto anno, lo incontro in un liceo piuttosto ambito di Roma, piuttosto prestigioso. Quindi tutti i ragazzi hanno una provenienza da un ambiente socioculturale piuttosto alto. Entrare in questo liceo è un'esperienza, perché i ragazzi sono molto silenziosi, non vola una mosca in questo liceo, sono ragazzi che quando si entra si alzano in piedi, si siedono solo se invitati a farlo, non sempre succede nelle scuole. Sono ragazzi che compilano i questionari con la stessa serietà con cui fanno i compiti in classe, per cui quando entro nel quarto anno che frequenta Marco, lui spicca perché fa subito il giullare, per cui inizia a prendermi in giro, a prendere in giro quello che dico, ad interrompere i compagni, a diventare anche arrogante nei confronti della situazione, piuttosto spiacevole, insomma. Esco con una sensazione di tristezza, ma più che altro perché non capisco come mai, no, che cosa stia succedendo. Dopo qualche mese una professoressa mi dice che mi vorrebbe mandare un ragazzo allo sportello d'ascolto, un ragazzo con molte difficoltà, un ragazzo che ha delle difficoltà familiari, che rischia la seconda bocciatura per un 5 in condotta perché ha aggredito fisicamente un professore. Lui ha anche dei precedenti penali. Ci metto un po' a capire che è lui,
E la cosa mi preoccupa alquanto, però invece Marco viene allo sportello d'ascolto puntualissimo, è il primo di quella mattina ed è, mi aspetta in bagno perché non vuole far tardi. Entra un ragazzo molto prudente, molto educato, che dopo, subito dopo scopro essere anche una persona molto intelligente e molto capace. E non racconterò la storia che lui mi racconta, è una storia molto dolorosa, con separazione familiare e violenza molto importante nella sua vita. E più che altro ci soffermeremo tanto con Marco, nei pochi incontri che abbiamo fatto, sul ruolo in cui lui è incastrato, un ruolo di teppista, di bullo, un ruolo da giullare. Lui dice, proprio queste sono le sue parole, dice: io non riesco ad uscire da questo ruolo perché sia i miei compagni che i professori stessi mi richiedono questa cosa, è come se si aspettassero da me questo comportamento e io non so fare altrimenti. Io non rivedrò mai più quel ragazzo che ho conosciuto nella classe, ma avrò forse il piacere, insomma, di vedere un'altra parte di lui, forse voglio pensare quella più autentica. Diceva Bion, non è facile dire se lo stato mentale che stiamo guardando stia cadendo in rovina o stia aggiungendo a maturità, che era un po' quello che diceva la dottoressa Di Renzo e anche la dottoressa Vallone. E noi in effetti nei colloqui con gli adolescenti abbiamo spesso la sensazione che siano sospesi come fra il dentro e il fuori. I ragazzi in qualche modo parlano, vogliono venire allo sportello, cercano una strada da percorrere, ma spesso questa strada per loro è difficile proprio da individuare. Vogliono un aiuto, ma allo stesso tempo sembra che vogliano farcela da soli, un attimo dopo non vogliono più l'aiuto, vogliono parlare dei loro affetti, ma allo stesso tempo hanno paura di, facendo questo, di tradirli in qualche modo. Sono ragazzi sempre molto insicuri, che hanno paura di mostrare le loro ferite, le loro cicatrici, ma allo stesso tempo vorrebbero trovare qualcuno a cui mostrarle. La domanda chi sono io è una domanda che spesso noi ragazzi fanno e attraversa tutti gli aspetti della loro vita, l'infanzia così vicina, il presente molto confuso e il futuro indecifrabile. In adolescenza si mentalizzano gli accadimenti infantili, cioè il passato fa parte del ragazzo, per l'adolescente però è impossibile rappresentare se stesso proiettato nel futuro. Già anche la letteratura antropologica attuale ha parlato della presentificazione del tempo per quanto riguarda l'adolescente, cioè dicono che l'adolescente attuale è un adolescente che non riesce a pensarsi proiettato nel futuro in qualche modo. Noi abbiamo somministrato, come diceva la dottoressa Ferrazzoli, il questionario sul futuro da noi concepito a ragazzi sia delle medie che delle superiori. Il dato che voglio portarvi è che il 55% considera il presente come l'epoca migliore in cui vivere. Ma alla fine che cosa c'è quindi nella confusione dell'adolescente? Come per Marco, e nel caso di Marco c'è la negazione degli aspetti depressivi della personalità. Negli incontri con Marco non mi ha, c'era una forte angoscia che aleggiava in questi incontri, ma lui non mi ha mai parlato di aspetti legati alla morte o suicidari, ma io ho sempre sentito molto presente all'interno di quei colloqui questa unica strada che lui vedeva in certi momenti di fronte a sé. Però c'è spesso anche la rabbia rivolta a sé, c'è l'insicurezza, c'è la fragilità emotiva, ci sono i conflitti nell'area corporea con l'accettazione anche dei cambiamenti forti di cui parleranno quelle colleghe successivamente, c'è la predominanza dell'agito rispetto al pensiero. Il sé, diceva Jung, quindi come si forma l'individuo, come si forma, no? Il sé. Il sé, diceva Jung, rappresenta l'unità e la totalità della personalità nella sua parte conscia e quella inconscia. Ma già questo concetto era presente fin dagli albori dell'umanità, già le tribù primitive, per le tribù primitive era lo spirito protettivo che si materializzava in un animale, in un feticcio, per gli egizi era l'anima di Ba.
invece i greci lo chiamavano l'intimo daimon, per i romani era il genius innato. Dunque la formazione del sé, diceva la von Franz, perché l'individuo arrivi a formarsi, è reale ed è succede solo se l'individuo ne è consapevole e intuisce consapevolmente una relazione vitale con esso. È per questo che probabilmente che noi incontriamo tanti adolescenti che sono così confusi, indecisi sulla strada da intraprendere. È come se questa loro confusione facesse parte inevitabilmente della crescita. Sotto la pressione della società e dell'ambiente familiare, ma anche delle esperienze che il ragazzo fa, ingloba in sé delle parti estranee che poi deve in qualche modo adattare e si innestano quindi sulla sua personalità originale. Le insicurezze prendono il posto delle certezze affettive dell'infanzia e diversi aspetti non trovano però spesso la giusta collocazione nel confuso puzzle che è l'identità che si va definendo nel ragazzo. A questo punto subentra proprio la necessità di calzare una maschera, persona la definiva Jung, la persona è il nostro aspetto esteriore e lui prende in prestito questo termine dal latino persona persona, ma ovvero la maschera che gli attori solevano indossare durante le rappresentazioni sceniche. Questa maschera ha l'immagine del personaggio interpretato dall'attore, ne riprende i lineamenti, lo caratterizza e lo inserisce appunto in un ruolo. I ragazzi possono indossare delle maschere per varie ragioni, per nascondersi, per esempio può cercare un riferimento nel gruppo dei pari, quindi il gruppo dei pari, l'esterno, gli fa un po' da feedback, da specchio, per esempio la maschera del clown, del giullare che Marco doveva indossare dentro la classe, in questo modo avrà l'esperienza di avere una funzione, un ruolo, un'identità, seppur fittizia. Le maschere a volte possono servire per restare immobili, fermi, per riuscire a stare ancorati ancora al mondo dell'infanzia, agli equilibri dell'infanzia. Parliamo del puer eternus, ma anche di quei ragazzi che a un certo punto hanno un blocco negli studi, non riescono più ad apprendere, a concentrarsi, stanno fermi, ritornano indietro spesso, no? La negazione dell'evoluzione e l'immobilità sono il sintomo dell'insicurezza, della fragilità emotiva. Tutto ciò ha la finalità di non affrontare i mutamenti strutturali che il processo dell'apprendere impone nei ragazzi che non riescono ad andare avanti. Ma le maschere possono servire ai ragazzi anche per esprimersi, gli adolescenti possono scegliere di scrivere la propria identità e i propri vissuti più intimi sul corpo, sulla pelle, di cui ci parleranno le dottoresse Cascino e Gerli, come i tatuaggi, i piercing, ma soprattutto il cutting che è tanto attuale. Per l'adolescente il corpo e la pelle fungono da espressione della profondità del sé, sono una barriera difensiva nei confronti delle aggressioni esterne, ma sono anche un luogo di espressione delle proprie tensioni interne. Il corpo si può definire un paradossale legame col mondo, per l'adolescente in genere. Ma le maschere servono anche per trasgredire. Marco ne indossava tante, indossava anche la maschera della trasgressione. In famiglia in particolare i genitori hanno usufruito anche dello sportello ascolto genitori, era il bullo, il teppista, quello che dava fastidio al fratello più piccolo. Recalcati parlava di S senza inconscio, caratterizzando proprio una nuova categoria psicopatologica, cioè, che aveva come elementi al suo interno la sregolatezza pulsionale, il passaggio all'atto, la mancanza di mediazioni simboliche e tendenza ad un godimento mortifero. Abbiamo somministrato le D2 di cui ha parlato la dottoressa Ferrazzoli, che era uno strumento di autovalutazione, questo l'abbiamo fatto nel 2007 a più di 5.500 studenti, è uno strumento di autovalutazione che consente di delineare tratti psicologici, sentimenti e comportamenti rilevanti nell'area dei comportamenti dei disturbi alimentari. Io sono 11 sottoscale da cui ho estrapolato 3 sottoscale che secondo me sono significative all'interno di questa riflessione. L'impulsività, la scala dell'impulsività, della sfiducia interpersonale, del senso di inadeguatezza,
che aumentano durante l'adolescenza fino a oltre i 18-20 anni. Le ragazze presentano punteggi leggermente più alti rispetto ai maschi per quanto riguarda il senso dell'inadeguatezza. I maschi invece hanno dei punteggi più alti rispetto alle relazioni, rispetto alla sfiducia interpersonale, si fidano meno delle ragazze. Invece non ci sono differenze di genere per quanto riguarda la scala dell'impulsività. Questo è un dato, se volete, significativo, perché in genere sono i ragazzi, gli adolescenti, che si pensa che siano quelli che più facilmente hanno il passaggio all'atto. Per le ragazze è molto probabile che questo passaggio all'atto sia un altro tipo di passaggio all'atto rispetto al maschio, cioè più legato magari al corpo o alla sessualità, come sentivamo dalla dottoressa Sartori, ma sarebbe chiaramente un concetto, una riflessione da approfondire. Quindi, come diceva Jung attraverso la von Franz, l'individuo è chiamato a realizzare se stesso e non un'altra cosa, non un'altra persona, ma solo e totalmente se stesso. È una meta difficile da raggiungere e, diceva la von Franz, forse a volte ci vuole anche tutta la vita. In tutti i casi arriveranno comunque delle relazioni, degli eventi, delle esperienze che indurranno l'adolescente ad esplorare delle nuove strade. Prima o poi tutti incontreranno la via dell'individuazione, sta all'individuo chiaramente riconoscerne i segni. Anche le maschere indossate durante questi percorsi, anche i pensieri più terrifici, più difficili anche da portare, fanno tutti parte dell'esperienza e della crescita del ragazzo. E chiaramente forse è qui che si inserisce in qualche modo lo sportello d'ascolto, no? Dove cerchiamo di accogliere e di canalizzare queste emozioni e questi sentimenti. Nel questionario sul futuro, come diceva il dottor Bianchi, l'ultima domanda è: tutti hanno un sogno nel cassetto, qual è il tuo? È una domanda aperta. Io ho estrapolato alcune delle risposte dei ragazzi su cui si potrebbero fare delle riflessioni relative a quello che ci siamo detti, ma non le faremo perché non c'è il tempo. Comunque, un ragazzo dice: avere un sogno nel cassetto, per esempio, essere felice e non avere più paura, andare bene in matematica, che è un sogno nel cassetto molto presente, molto attuale, fare le scelte giuste e non avere rimpianti, essere libero, la mia vita è tutta definita, e poi diventare uno qualsiasi. Grazie.